Non ce l'ha fatta il ciclo amatore ligure investito nella notte sulla variante Aurelia a Viareggio. Dopo alcune ore di agonia all'ospedale Versilia, l'uomo Giuseppe Cacciatore, 53 anni, originario di Genova, è deceduto. L'incidente è avvenuto intorno alle 3:15 del mattino sulla superstrada che collega Viareggio a Torre del Lago. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava pedalando in sella alla sua bici nel buio completo in direzione nord all'altezza dell'uscita della zona artigianale Bicchio Cotone quando è stato investito da un'auto, una Fiat Panda proveniente da Torre del Lago, condotta da un uomo di Pontedera diretto al lavoro. Stando alla testimonianza dell'automobilista, che ha dato l'allarme ai mezzi di soccorso, il ciclista indossava un vestiario da corridore, ma non aveva il fanalino posteriore acceso. Per questo, secondo quanto dichiarato, risultava difficilmente visibile. L'impatto tra l'auto e la bici ha fatto cadere sull'asfalto l'uomo, che si è procurato gravi traumi e lesioni interne. È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Versilia da un'ambulanza della Misericordia di Lido di Camaiore, intervenuta insieme all'automedica. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Viareggio. È subito sembrato in condizioni disperate. Malgrado i soccorsi, l'uomo se n'è andato poche ore dopo.